Nell'8 maggio, giornata dedicata alla Croce Rossa, è tornata la Run for Red Cross. Una marea rossa di 195 iscritti si è messa in marcia domenica mattina nella podistica di 10 km e nella parallela camminata di 5 organizzate dal Comitato della Croce Rossa di Pesaro, che è tornata ad allestire la corsa per la quarta edizione dopo 2 anni di stop forzato per pandemia. L'8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. E quindi per noi è la festa più importante e quest'anno, capitando di domenica, abbiamo approfittato per organizzare questa corsa podistica non competitiva per coinvolgere un po' nella nostra festa la cittadinanza di Pesaro. E siamo molto contenti, ci sono state tante adesioni. L'evento ovviamente raccoglie anche dei fondi e quest'anno abbiamo deciso di raccogliere i fondi in favore dell'emergenza dell'Ucraina. Quindi i fondi raccolti verranno usati dal nostro comitato per aiutare i profughi dell'Ucraina. Più di 2.300 i proventi raccolti per l'Ucraina in una gara che ancora una volta ha visto Francesco Tornati primo sul traguardo. Ci sono 4 anni che lo fanno, 4 anni che partecipo, quindi anche quest'anno ho vinto come gli altri anni, mi diverto, corro, si fa beneficenza, quindi sto bene così, è la mia passione, continuerò sempre, spero, a farla finché la Croce Rossa organizzerà. E quest'anno devo fare i complimenti particolari agli organizzatori perché hanno cambiato il percorso, un giro unico con le salite, si vede San Bartolo, quindi lungo il mare, i percorsi più belli di Pesaro, c'è sempre tanta gente, comunque devo fare di nuovo i complimenti, molto contento di aver partecipato anche quest'anno.